buono, buono, non c'è problema. Ok? Ok. Non solo una bella vittoria per 3-0, ma un bagno di folla che immagino faccia comunque piacere qui a Sora. Sì, questo assolutamente per noi era una vittoria importante, dovevamo conquistarla imponendo un bel gioco, siamo riusciti penso, e è molto bello venire in questi palazzetti e vedere il calore della gente. Questa è una realtà Sora che fa bene la pallavolo, fa bene il movimento, quindi queste risposte del pubblico sono fondamentali per la pallavolo, soprattutto dopo quello che è stato fatto dalla nazionale in quest'estate. Hai dato il battesimo a questa squadra come matricola in Superlega, ora la ritrovi però anche qualificata in Coppa Italia, vuol dire che anche Sora è cresciuta, ma soprattutto voi siete cresciuti e ora siete in forma per tutte le vostre competizioni. Sì, beh, sicuramente Sora ha fatto un cambiamento, un miglioramento dall'inizio del campionato, ma è normale, quando si fa il salto di categoria è sempre difficile adattarsi, soprattutto con una squadra con tanti innesti nuovi. Il campionato è di altissimo livello, quindi è normale che ci sia una fase di inizio un po' critica. Noi penso che abbiamo fatto un buon girone d'andata, adesso si entra nel clou della stagione per la Coppa Italia, per la Champions League, quindi dovremo essere bravi a imporre come sempre il nostro gioco durante le partite e cercare di conquistare più punti possibili. Sei stato MVP di questa serata, per te una bottiglia che forse difficilmente potrai stappare visto che c'è un impegno dietro l'altro in queste festività natalizie. Ma una bottiglia non fa male, soprattutto condividendola con la squadra. Venivo sicuramente da due partite dove non ero riuscito a dare il mio contributo, il contributo che volevo, e quindi sono molto contento di essere riuscito a prendere questo premio, ma soprattutto per aver contribuito bene alla squadra. Cosa pensi, cosa puoi augurare a questa matricola Sora per il futuro? Ma sono convinto che farà sicuramente un ottimo campionato come sta facendo, e gli auguro di entrare nei playoff. O meglio, gli auguro di passare alcuni turni di playoff perché penso che se lo meritino, soprattutto per il pubblico che è qui e per quello che sta facendo questa società.